è sempre stato il mio mestiere l'arte. Ho sempre lavorato come attrice, non è che ho fatto altro. E oggi però la vivo diversamente, perché cerco di trasmettere quello che intuisco della bellezza di Dio attraverso l'arte. Quando io ho cominciato a convertirmi, i primi tempi, la difficoltà più grande che avevo era la differenza tra quello che vivevo dentro di me e quello che mi prospettava il lavoro, perché il lavoro che mi veniva offerto contraddiceva quello che io scoprivo giorno per giorno alla scuola di Gesù. Allora mi domandavo e dicevo, ma come posso fare io a rimanere coerente a quello che sto vivendo, che è fondamentale per me, perché l'incontro con Dio ti travolge, non puoi più rimanere come prima, scopri qualcosa di grande. E però il lavoro che mi permetteva di vivere, di mantenermi, mi invitava a fare altro, e questo fu dilaniante i primi tempi, perché io non potevo dire di sì a un film in cui mi chiedevano di bestemmiare. Man mano che dicevo non posso, non posso, non posso, passavano i mesi e io non lavoravo. Non lavoravo e mi cominciavo a domandare, ma che sarà della mia vita se non lavoro? Che succederà? E quindi, seppur avessi iniziato un cammino, diciamo, di conversione, dove andavo alla messa, pregavo, invitavo a fare altro, e questo fu dilaniante i primi tempi, perché io non potevo dire di sì a un film in cui mi chiedevano di bestemmiare. Man mano che dicevo non posso, non posso, non posso, passavano i mesi e io non lavoravo. Non lavoravo e mi cominciavo a domandare, ma che sarà della mia vita se non lavoro? Che succederà? E quindi, seppur avessi iniziato un cammino, diciamo, di conversione, dove andavo alla messa, pregavo, questa caduta, perché firmai per un contratto in cui mi davano molti soldi, semplicemente per paura del futuro. La storia di per sé non era negativa, però io tornavo a frequentare delle persone che era meglio che non frequentassi, avevo promesso al Signore di non frequentarle. Quindi diciamo che avevo ceduto per paura. Così sperimento una misericordia ancora più grande da parte di Dio, perché se è vero che mi aveva aiutato tanto nel momento della disperazione, lì ho capito quanto mi amava, perché mi è venuto a cercare. Che cosa accade? Che appena comincio a ricevere questi soldi, mi bruciano e dico, ma io non li voglio più questi soldi, perché sono i soldi di una caduta, di un tradimento. E allora comincio a distribuirli fuori dalle chiese, ai poveri, perché so che l'elemosina sconta i peccati. E nel momento in cui comincio a distribuirli, mi arriva una proposta da parte dei missionari salesiani, che mi chiedono, avendo letto una mia intervista in cui parlo di Dio, mi chiedono di diventare testimonia delle loro missioni nel mondo. Quindi mi chiedono di prestare la mia immagine per raccogliere fondi per le missioni, e mi portano in Africa. E in Africa io scopro la grande carestia che c'era in Etiopia in quel momento, dove i bambini morivano o rischiavano di morire per fame. E quindi mi sono ritrovata a farmi fotografare nei campi dove c'erano questi bambini che erano ormai ridotti all'osso. Mi ricordo ancora di una bambina che mi hanno dato in braccio, che era ormai un ossicino ed era così scavata dalla fame che non aveva più le guance. E mi sono detta, ma è possibile che ancora oggi ci sono bambini che sono ridotti così per mancanza di cibo? Pensate, quindi sono tornata in Italia, era la fine di novembre, già c'erano le vetrine addobbate per il Natale, già c'era la corsa agli acquisti di Natale, e io mi dicevo, ma dall'altra parte del mondo ci sono bambini che muoiono di fame. Allora il modo di Dio di correggermi non è stato quello di abbandonarmi nel momento in cui sono caduta, ma quello di istruirmi. Ecco, questa è stata la grandezza dell'amore di Dio, che non mi ha abbandonata, ma invece mi ha preso per mano e mi ha portata a vedere i poveri. E così al tempo stesso in qualche modo mi ha scosso la coscienza, no? Come io spendevo il denaro. E quindi mi ha invitato anche a crescere, a diventare più matura. E poi un'amica mi ha portato nel santuario della Divina Misericordia, dove c'è l'immagine di Gesù misericordioso,
Quindi Gesù apparve ad una suora per una rivelazione privata, ad una suora polacca fra la prima e la seconda guerra mondiale, e le disse di farsi dipingere così come appariva. Voleva essere conosciuto, ecco, come Gesù risorto, con i segni della crocifissione, con questi raggi che escono dal cuore, che rappresentano sangue e acqua, che sono fuoriusciti dal costato quando è stato trafitto sulla croce. E Gesù ha detto che c'è un recipiente per attingere a tutti i doni che escono dal suo cuore. Queste grazie si attingono con un recipiente che si chiama fiducia. Allora Gesù dice: confida in me. E ha chiesto a tutta l'umanità di confidare nella sua misericordia. E suora Faustina ha scritto sotto questa immagine, come Gesù voleva, una frase: Gesù, confido in te. E quando io vidi questa immagine capii che se avevo sbagliato, ero caduta, è perché non mi fidavo abbastanza di Dio, e quindi pensavo di portare il peso del futuro da sola, mentre il Signore voleva accompagnarmi in questo cammino di crescita spirituale e umana. E questa è la misericordia, ma questo è anche l'amore che Dio dà a ciascuno di noi e continua a dare anche quando cadiamo, e ci continua a tenere per non precipitare negli abissi. Lo dobbiamo proprio volere noi di precipitare negli abissi, perché il Signore non ci lascia, non ci lascia. Questo è il messaggio più forte che io sento di trasmettere a ciascuno di voi. E quindi non c'è timore, è come diceva Antonio di Spalle, imitando Giovanni Paolo, di non aver paura di, diciamo, di Dio, è aprire le porte del cuore a Dio, perché Lui ci ha amato di un amore eterno e per primo, e ci continua ad amare così come siamo. Io ho cominciato a convertirmi nel 2000 perché ho passato la Porta Santa a San Pietro, e l'ho passata in maniera inconsapevole, non ero assolutamente consapevole di quello che sarebbe accaduto nella mia vita. Io accompagnavo semplicemente un'amica che mi aveva chiesto di andare a San Pietro. Lei veniva dall'America e quindi voleva andare a San Pietro e passare la Porta Santa, quindi l'accompagno. Erano almeno 20 anni che non entravo in chiesa, che non mi confessavo, che non pregavo veramente, però per amicizia l'ho fatto. Certo, vengo da una famiglia praticante, cristiana, cattolica, quindi avevo ricevuto un'educazione cristiana. Questa è stata anche la mia forza, cioè quei semi gettati nell'infanzia al momento opportuno hanno germogliato. Quindi io non sono entrata in San Pietro disprezzando il luogo in cui entravo, c'era comunque un'educazione ricevuta, però certo non ero una buona figlia di Dio, non è che mi comportavo secondo il cuore di Dio. Allora, che cosa è accaduto nei giorni successivi? Piano piano, era l'anno di grazia del Signore, il Giubileo, piano piano il Signore ha cominciato a operare nella mia vita, risvegliando la mia coscienza. Cioè la prima cosa che il Signore ha fatto è stata quella di risvegliare la coscienza, perché quando uno è tanto tempo lontano non distingue più ciò che è bene e ciò che è male, è un po' tutto si livella e si comincia a dire: vabbè, ma che male c'è, tanto lo fanno tutti, lo fanno tutti. Questa è la giustificazione di fronte ai peccati. Allora, invece, il Signore ha cominciato a mostrarmi quello che non andava bene, con piccoli incidenti di percorso che comunque mi invitavano a riflettere. Ecco, questa è la prima cosa, perché noi spesso viviamo secondo il sentire. Mi piace, non mi piace, sento che è una cosa buona, sento che non è una cosa buona, ma senza pensare. Ecco, il Signore ha risvegliato la mia coscienza e mi ha invitato a pensare, a riflettere, e piano piano ho cominciato a vedere che tante scelte che io stavo facendo non mi rendevano felice e soprattutto mi mettevano in crisi. E ancora oggi, anche se posso incorrere in errori, in sbagli, in cadute, c'è questa fiducia forte nella misericordia di Dio.
cioè so che ho un padre che mi ama e che vuole il mio bene e che non aspetta altro che dimostrarmelo. E questa è, diciamo, la strada che ho cominciato a percorrere. Certo, nel mio lavoro ho cominciato a lavorare sempre meno, ma non perché in realtà io non volessi lavorare, ma perché il Signore mi chiedeva di fare un percorso di crescita, perché per ritornare in un ambiente bisogna dare un tempo al cambiamento, e quindi avevo bisogno di tirarmi fuori per maturare. E in questo periodo di cambiamento il Signore mi ha portato in Africa ad operare con i poveri, mi ha fatto stare accanto al letto di tante persone malate anche in Italia, mi ha fatto crescere in esperienza umana. Io che fuggivo la sofferenza, avevo paura della sofferenza, il Signore in qualche modo invece mi ha incoraggiata ad abbracciare la vita in tutti i suoi aspetti. C'è questo Spirito Santo che guida anche gli artisti. Ci sono dei momenti di grazia in cui lo Spirito conduce l'artista a creare qualcosa che rimane. E quindi mi sono accorta che per creare bisognava invocare lo Spirito Santo e chiedere aiuto a Dio per poter quindi manifestare la sua bellezza, la verità di Dio. La scommessa più grande è aiutare i giovani a essere artisti di Dio in un mondo dello spettacolo che è abbastanza pieno di contraddizioni, complicato, dove c'è poca luce, perché se voi accendete la televisione i programmi televisivi sono abbastanza appiattiti. Però la scommessa è proprio questa, di introdurre nel mondo delle luci che poi cominciano a splendere e a essere appunto di riferimento per altri giovani. Quindi l'Accademia nasce proprio con questa speranza, questa sera, e di farci fare un'esperienza con i giovani di questa diocesi, proprio perché si possa fare esperienza di Dio, non solo di arte. E io spero che un segno, anche piccolissimo, lo lasciamo qui.